Un attimo. Ok. Allora, buonasera a tutti. Bentrovati. Oggi, invece della lettura, faccio vedere un lavoro, un PowerPoint, che parla delle influenze degli spiriti nella nostra vita e cosa succede in una casa spiritica che durante la riunione. Come ogni casa che siamo collegati adesso è una casa, per me è una casa spiritica, ma indipendente che si chiami spiritica o meno, no? È spiritica perché studia Kardec. Chi non studia Kardec non è spiritico, perché è spirito, spiritico Kardec, e Allan Kardec. E quando ognuno di noi siamo in riunione, è un giovedì, ogni vostra casa è preparata per questa riunione di oggi, come è preparata la mia casa. Quando facevamo le riunioni presenziali, quando le persone erano presenti, si faceva a casa, era preparata anche lì per le persone che dovevano venire. E ogni casa vostra è preparata con i vostri mentori, con i benefattori vostri, con tutta l'amparada, come si dice, dalle nostre parti per la serata. Então, ogni giovedì sappiate che siete in compagnia. Adesso faccio la preghiera. L'acqua, non vi scordate dell'acqua. Fammi mettere un po' d'acqua, che ci sente. L'acqua che verrà magnetizzata e trasformata in balsamo per le nostre vite. Ok? Allora, non rispondo più niente. Chiudiamo gli occhi e chiediamo ai nostri benefattori, al maestro, grande maestro Gesù, di essere qui con noi, in ogni casa, in questo momento, affinché la luce divina possa penetrare e fare di ogni casa un faro, e che è fuori di casa, che sta da qualche parte, che sia lui stesso un faro. Perciò, Signore, chiediamo ai benefattori spirituali di magnetizzare queste acque affinché ognuno possa ricevere in armonia con le nostre necessità. Che questa serata ci porti amore, pace, comprensione, tolleranza, speranza e fiducia nella vita di ogni giorno. Grazie. Allora, ragazzi, io adesso metto. Luca, tu fai l'accettazione delle persone che entrano? Certo, capo. Ok, grazie. Non mi chiamare capo. Condivido il schermo con voi e possiamo cominciare. Fammi togliere questa cosa qua. Nascondo i controlli. Ok. Ok, metto qua io. Allora, questo lavoro è stato fatto da questa società spiritista Joana de Angelis a Tre Rio, a Tre Fiumi, che si chiama Três Rios, che è una città vicina a Rio de Janeiro. E tratto del libro Seara del Bene, Raccolto del Bene, di Carlos Alberto Tonini, che è lo spirito. E o médium é Luiz Antônio Ferraz. Então, Luiz Antônio Ferraz ha ricevuto questo libro e poi abbiamo trasformato in audio, cosa, PowerPoint. Allora, questo
È un racconto dell'azione dei vari spiriti benefattori nelle varie attività che si verificano nel piano spirituale nel corso di un incontro pubblico. Perché mi dà altra volta? Nascondi i pannelli? Ah, è perché arriva la gente e mi entra un pannello un'altra volta. Scusate. Tu non badarlo, pannello, ma arrangio io. Ok. Qua dice un incontro pubblico perché le case ricevono le persone, no? Ma adesso siamo pubblico lo stesso perché siamo online e siamo pubblico perché tutti quanti noi siamo qua, no? Parla della preparazione e difesa dell'ambiente, le risorse fluidiche, che passi, la fluidificazione dell'acqua, i dispositivi di difesa, che poi ne parleremo. E di analisi vicino al lavoro di aiuto fraterno agli incarnati e disincarnati, nelle riunioni normali, quella di disossessione anche. Antonio Carlos Tonini, volita, che significa volita? Esiste in italiano questa parola? Vuol dire tipo volitare, vuol dire volare, è un volare, non quella cia, no, è un volare suave. Diciamo così, vola e si chiama volita o volita, non lo so in italiano. Con l'amico che lo accompagna fino a una casa spiritista di sua conoscenza, dove era stato un lavoratore durante la sua vita da incarnato. Allora, Antonio Carlos Tonini, quando era vivo, lavorava in questa casa spiritista. Arrivando dall'altro lato della vita, voleva capire cosa accadeva durante una riunione con il mondo spirituale. Lui era curioso di sapere che succedeva durante la riunione. Ah, che succedeva? Già dentro la casa, loro sono ricevuti da un spirito responsabile per lavori dietro le quinte durante la riunione. Joel è lo spirito incaricato di questo lavoro e riceve Tonini, che approfitta per presentare Marcus, lo spirito responsabile per Tonino. Durante le sue osservazioni, Tonino vuole vedere come sta e Marcos è che lo accompagna in questa gita, diciamo così. Joel, vedete che loro sono trasparenti, ci sono già altri spiriti in trasparenza che stanno vicino alle sedie, che stanno lavorando per la casa, per mettere energia, dare energia per le persone che devono arrivare. Subito dopo, Joel riunisce tutti i lavoratori disincarnati alcune ore prima della riunione avere inizio sulla Terra. Tutti si avvicinano al salone principale per la preghiera di preparazione. Da molti anni, i lavoratori che disincarnano continuano a lavorare nella loro casa di origine, ossia, anche se dopo che quando lavorano nelle case spiritista, tutti questi non sono incarnati, sono tutti disincarnati. Immaginiamo quanta gente c'è qua con lui che, per assistere questa riunione questa sera. Non solo quelli che ci aiutano e che danno sostegno a questa riunione di studio, ma anche quelli curiosi che vogliono imparare. E então c'è una moltitudine di spiriti disincarnati, sono tutti disincarnati, sono tutti nel piano spirituale che stanno lì a vedere. In genere, nelle case spiritiste, quando c'è una casa, c'è proprio una sede, no? Con delle sale, delle cose, come ha fatto vedere Wagner, che a proposito domani farà un'altra diretta sullo specchio dell'anima, che parlerà sul dovere dei medium, come Wagner ci ha fatto vedere la casa sua, dove sta la casa spiritica dove lui lavora. E ci sono tante sale, tante altre. E quando disincarnano, quelli che vogliono ancora collaborare e aiutare fanno da supporto durante le riunioni. Fatta la preparazione, vuol dire, un paio d'ora prima che loro dicono, perciò pure noi, quando dobbiamo, per la riunione di giovedì, no? Come ha detto pure Wagner, che ci ha ricordato, che alcune ore prima
Noi cominciamo già a prepararci mentalmente per ricevere questa energia, questi fluidi e queste informazioni che studiamo. Fatta la preparazione, cominciano le osservazioni ancora prima che arrivino alcuni incarnati, vuol dire tutti quanti loro sono nel mondo spirituale. Cecilia. Otra volta è entrato il controllo. Tonini racconta che ogni istituzione dedita al bene hanno un'equipe di sicurezza. Questo perché ancora sulla Terra esistono tanti spiriti che non hanno come obiettivo l'ideale di Cristo. Loro potrebbero invadere l'ambiente, perciò è necessario mantenere l'ambiente in sicurezza. Então, ci sono alcuni spiriti che sono guardiani, che fanno da guardiani per poter impedire l'invasione degli spiriti bassi. Então, o giovedì sappiate che siete protetti. Hai detto, ma gli altri giorni per conto vostro, se leggete il Vangelo, se fate delle preghiere, mantenere questa protezione è compito vostro, no? Marcus fa vedere in alto due responsabili per la sicurezza dentro il salone con dei dispositivi che hanno la capacità di sedare con una piccola scossa, se necessario, a qualcuno che possa disturbare la riunione o eventuali intrusi non autorizzati. Allora, che significa nel mondo spirituale apparecchi per sedare, dispositivi per sedare? Sì. Perché come nel mondo spirituale il corpo spirituale è materiale per loro, con la materia del mondo dello spirito, gli spiriti che sono disturbatori vengono allontanati con questi apparecchi che danno una scossa sempre a livello fluidico. A loro c'è pure no libro Messaggeri di Andrea Luiz, che è a continuazione di Nosso Lar, che racconta che loro sono andati in un avamposto di aiuto e c'erano delle mura, no? Con delle guardie, proprio tipo un castello fortificato, che avevano questi strumenti per poter dare questa scossa a questi spiriti che volevano attraversare il castello. E che è successo? Che durante una di queste scosse, un spirito disincarnato è praticamente pensato che era morto, che con la scossa è morto, ma non era morto, era già un spirito, no? Era già in spirito, ma ignorante, non sapeva che era solo una scossa, che poi lui avrebbe tornato normale, diciamo così, ma pensava che quello là lo aveva ucciso. Perciò ci sono queste cose nel mondo spirituale. Molti apparecchi che noi troviamo qua sulla Terra esistevano già nel mondo spirituale, come ha fatto vedere Andrea Luiz nel nostro lar, come l'iPad, i computer, che nel 1936 non esisteva neanche la parola computer esisteva. E nel libro Nosso Lar è descritto il computer. Il responsabile per l'equipe medica, questo qua è cosa che ci interessa, ups, anche tanto. Il responsabile per l'equipe medica è già nell'ambiente dove verrà somministrato il passi. Si può osservare che due lavoratori portano in mano un'anfora. Tonini domanda a Marco cosa sia. Marco spiega che sono le risorse raccolte nella natura densa, ossia le risorse che trovata in natura attraverso delle piante, attraverso l'energia della terra, che sono messe in queste anfore per poter servire di magnetismo durante la fluidificazione dell'acqua.
Che fluidi sono? Sono un fluido cosmico universale che pervade tutto l'universo. A cosa serve? A ritemprare la nostra anima, come un balsamo che ti dà sollievo. Da chi sono manipolati? Dagli spiriti che noi vediamo lì, che portano queste cose. Sono manipolati da questi benefattori medici, che danno l'energia per poter trasformare questi fluidi. Chi è il principale donatore? La natura e gli elementali della natura che aiutano in questo caso a fluidificare le acque per poter fluidificare questi elementi per poter migliorare le condizioni delle persone. Perciò le acque vostre di ogni giovedì viene fluidificata. In questa scena ci sono degli strumenti. Gli spiriti stanno preparando dei dispositivi intercomunicatori e alcuni che noi ancora non conosciamo. Vediamo anche un spirito che aggiusta una specie di telone che non sarà visibile agli incarnati, ma servirà di base per gli spiriti che saranno assistendo alla riunione. Allora, vedi tu, tutti questi qua sono ancora spiriti, non c'è nessuno vivo, diciamo, sono tutti vivi, ma non c'è nessuno incarnato nel corpo fisico ancora nella riunione. Loro stanno preparando questi apparecchi per poter energizzare l'ambiente, energizzare l'acqua, i fluidi e questo telone non serviranno alle persone nel corpo fisico, ma agli spiriti che saranno assistendo la riunione. Tonini si interessa di un dispositivo in particolare, questo qua che c'è là, questo spirito in mano. Il telone servirà di base per gli spiriti che staranno assistendo la riunione. Então, fa vedere che sta montando un telone. È arrivata l'ora della riunione. Allora, immaginate che noi stiamo qua, no? Siamo online. Noi immaginiamo che abbiamo una platea, attorno a noi che sta assistendo quello che stiamo dicendo, no? E ci sono alcuni che non sanno che alcuni spiriti che non sanno che sono morti, che stanno girovagando ancora persi, che non hanno trovato ancora una destinazione, un posto dove andare, non si sono ancora come se fosse che loro pensano che stanno in un sogno, che stanno sognando. E questo che loro vedono è come se fosse un sogno e che loro non riescono a svegliarsi. Queste riunioni che facciamo, no? Serve anche per questo, per educare e istruire questi spiriti che stanno in balia delle loro disperazioni, delle loro incomprensioni di questo smarrimento dove si trovano. E la nostra casa funge da faro, da luce, per questi spiriti. Allora, sta commentando con Marco sulla preparazione. Allora, in questa immagine vediamo una luminosità come una specie di portale per impedire che gli spiriti non autorizzati entrino nell'ambiente. Non è necessario che nessuno impedisca l'ingresso perché sarebbe imbarazzante. Allora, vedete, le persone stanno entrando. Questo in grigio e questo in bianco, non so se vedete il puntatore, sono gli spiriti delle persone che vogliono entrare, gli spiriti che vogliono entrare e loro vanno a vedere se possono entrare o non possono entrare. Ah, si vede di meglio. Allora, si tratta di un portale illuminato che permette il passaggio solo di spiriti sopra una certa frequenza di pensieri. Então, non avete paura che durante il giovedì arrivano tutti questi spiriti scuri che vengono a casa vostra. Tentano, ma non possono entrare. E só possono entrare quelli che hanno una certa frequenza di pensiero. E si può anche vedere diversi spiriti con iperispirito, con diverse
No, tonalità. Sì, con diverse tonalità. E queste tonalità, per mostrare quali sono più vicine alla crosta, quali non sono, e quelli che non riescono a salire di livello sono quelli grigi, neri, no? Davanti a questa grande luce che il portale offre, molti confondono come se fosse la porta del cielo, no? Come se fosse come si chiama? Il paradiso, no? Che San Pietro sta nella porta là con le chiavi. Donde sembrano, loro possono pensare che loro non sono benvenuti o chiedono aiuto a Dio. Questi più colorati, che c'è questi colorati qua che ho messo il colore per far vedere, sono spiriti che diciamo sono una frequenza un po' più alta di quelle altre scuri scure. Non vi preoccupate che non ci sta, ci stanno tutti gli spiriti benefattori che stanno attorno a noi e che cercano impediscono che loro entrino nella casa durante le nostre riunioni, perché è come se avessero un campo di forza attorno a noi. E diciamo, poi quando finisce la riunione, il campo di forza se ne va? No, ci sta ancora. Ma se dopo la riunione io mi metto a pesticciare con uno, mi metto a dire delle cose cattive, che sta con il microfono acceso, per piacere, chiudete il microfono. Perciò, no, è chiaro che l'energia bassa e il campo di forza se ne va. Então, per mantenere acceso questo campo di forza, abbiamo bisogno di mantenere la nostra frequenza, ok? Poi, già dentro la casa, abbiamo un altro momento importante della riunione. Nella maggior parte delle case si usa la musica per accogliere i compagni che arrivano. La gente va arrivando, si mette la musica, si siedono, fino a che non si siedano tutti quanti, questa musica per sintonizzare. Se ci sta uno che sa cantare, sa suonare, fa un piacere di suonare per tutti, o fa una preghiera musicale, per poter armonizzare le menti. Perciò per poter concentrare le menti delle persone che stanno arrivando dal lavoro, da qualche parte, e sono ancora coinvolta nella vita quotidiana, sono ancora coinvolta dall'energia del mondo materiale e della vita quotidiana. Então, la musica aiuta. Oggi, per esempio, abbiamo sentito a Veno Maquena, che è il Padre Nostro ebraico, canzone molto bella. Poi, in questo momento arrivano le prime risorse dal mondo spirituale, ossia queste risorse cadono sull'oratore, adesso questi qua sono vivi, che stanno seduti assistendo la riunione, no? Cadono sulla platea come se fossero piccole petale e piccoli fiocchi di energia per migliorare la condizione dell'ambiente. È molto bella questa immagine, che mi ricorda alcune mamme che hanno ricevuto le pettole di rosa, erano più o meno così, veramente, dal mondo spirituale. Comincia la riunione, l'oratore è al tavolo con due collaboratori incarnati per sostenere l'attività con le risorse energetiche, e dietro di loro due spiriti fanno da sostentamento dal piano spirituale della vita. Io, prima di cominciare la riunione, prima di entrare online, io faccio una preghiera chiedendo assistenza al mondo spirituale, perché non ce l'ho nessun collaboratore vicino, no? Perché non possiamo stare vicini, então sono da sola, ma chiedo aiuto per non essere sola quando parlo con voi, perché i benefattori siano vicino. In Brasile, le case spiritiste, quando fanno le riunioni, ce l'hanno il medium principale,
assomiglia pure a divago. Qua c'è un medium principale, poi due altri medium per dare l'energia di supporto al medium principale. Non è che lui è medium principale perché è o migliore o è o capo o no, è perché lui è più bravo a parlare, è più bravo a comunicare forse. E loro due stanno lì che danno supporto. In genere uno dei due sta con un foglio di, vede, qua si vede un foglio davanti e può ricevere messaggi che saranno destinati alle persone che stanno lì ad ascoltare. Molte volte succede così. Un bisnonno di mia figlia era medium ricettario, lui faceva delle ricette di medicinale di omeopatia durante la riunione. Ognuno metteva un foglio A4, metteva un nome, l'età e l'indirizzo della persona sopra questo foglio e poi lasciava sul tavolo. Alla fine della riunione, che parlava l'oratore, finito tutto, faceva i passi, beveva l'acqua. Ognuno veniva lì vicino al tavolo a cercare il suo foglio e nel suo foglio stava scritto che cosa doveva prendere. Di medicinale omeopatico, non allopatico, omeopatico. E faceva questo. Il lavoro comincia con un getto di luce che lega l'oratore incarnato o il medium con lo spirito che gli è dietro per facilitare l'affluenza dell'idea. Vuoi dire, vedi, c'è un spirito anche qua che aiuta e c'è lo spirito o un benefattore o un spirito che lo sta mentore, che lo sta seguendo, che gli manda questa energia di luce al suo cervello, na realtà al cervello del perispirito che poi attinge al corpo. E mentre non può esprimere attraverso l'incarnato conoscenze che l'oratore o medio ancora non possiedono a costo di difficoltare la trasmissione. Allora lui dirà delle cose al medium o all'oratore, cosa che lui possa dire con facilità alle persone che stanno lì. Non può fare un discorso accademico perché non è, se lui non è una persona che possa fare questo discorso accademico. Tranne salvo alcune eccezioni, come era nel caso di Chico Xavier, di Divaldo Franco, e tanti altri. Ci sono una moltitudine di medium che sono così, l'eccezione quasi che è una regola, ma accade con dei medium bravi, che come abbiamo già detto, la medianità in genere, il medium, è 90% animico, ossia è tutto roba della sua propria, e 10% è lo spirito che parla. Quelli bravi a livello di Divaldo, Chico, è il contrario. È 90% è lo spirito che parla e 10% è il medium, è roba del medium, è animico, materiale animico. Invece, noi sappiamo che per arrivare a questo livello, alle volte 50-50, 60-40, ma in genere, i medium trasmettono molto poco di quello che dovrebbero trasmettere, perché ci vuole un lavoro. Domani Wagner parlerà su questo nella sua trasmissione dal Brasile, che lui farà con la casa nello specchio dell'anima. In mente a coloro che frequentano la casa spiritista, i pensieri sono lavorati dai loro spiriti guida, ossia, vedete, stanno loro qua con gli spiriti dietro e stanno pure la gente che sta lì assistendo, che hanno i suoi spiriti guida o custodi, e lavorano queste idee dell'oratore che finiscono per suscitare nella coscienza del pubblico incarnato emozioni o ricordi. Che significa? Bene,
Questa giovane donna, questa ragazza qua, io sto lottando con questo cosettino. Questa giovane donna in primo piano, non appena l'oratore fa un riferimento alle attitudini evangeliche e il rispetto per gli altri, si ricorda subito di un episodio di quel giorno che ha avuto luogo tra lei e sua madre, per una cosa minima che però ha lasciato la madre rattristata. Vuol dire, l'oratore, parlando del Vangelo, parlando di Gesù, del rispetto che dobbiamo avere per gli altri, subito lei si è collegata e si è ricordata di quello che era successo con la mamma. Quando l'oratore ha fatto riferimento al Vangelo, subito ricordò l'inconveniente piantato nel cuore materno e si è proposto a se stessa di quando sarebbe arrivata a casa avrebbe chiesto scusa alla sua madre. Vuol dire, quello che lui non ha detto a lei va a chiedere scusa, no, ha detto una frase che l'ha fatto ricordare del bisticcio con la mamma. E si è proposta arrivare a casa e chiedere scusa alla mamma. Questi e altri eventi sono più comuni di quanto possiamo immaginare. Esiste un collegamento tra quelli, vedi, e cose che escono dalla testa delle persone, coloro che ascoltano. Tra quelli che parlano in pubblico e coloro che ascoltano, non abbiamo idea di che cosa accade all'interno delle porte intime delle creature, perché i pensieri non si fermano e talvolta la riflessione di un minuto è la motivazione per un cambiamento di comportamento, come propone Gesù. Alle volte una parola, una frase in un minuto può cambiare un'intera vita. E durante questi incontri, molte cose che parliamo, no, ci portano alla riflessione. Tutta questa cosa sta accadendo a noi, eh? Ci sono i filini che ci stanno connettendo. Marcus e Tonini osservano tra il pubblico una signora nel centro della scena, di cui i pensieri dal colore della nuvola che gli sta intorno danno a vedere che non sono buoni pensieri. Então la signora chissà cosa sta pensando perché ci sia questa nuvola attorno a lei. Vedi, siamo noi stessi che creiamo le cose per noi, contro di noi. Siamo noi stessi. Então lei ha abbassato il tono dei suoi pensieri e ha creato questa nube. Quando stiamo male e stiamo tristi e siamo con magone e quando stiamo male, questa nuvoletta creata da noi, non c'è bisogno di nessun spirito cattivo per venire da disturbarci, siamo noi stessi che creiamo. Osservano questo e vedono che questa nuvola di rate o torace facendola sentire una forte oppressione, vuol dire si riflette pure nel corpo fisico. Marco dice a Tonino che è lei stessa a generare il suo sconforto attraverso questi brutti pensieri. Chiudete i microfoni, amici. Le persone quando vanno nella casa spiritista non sempre sono attente. In primo piano di questa scena c'è un signore che dorme profondamente. È preda degli spiriti bassi che non potendo entrare nella casa, mantengono contatto a distanza affinché lui non senta le lezioni. Vuol dire, lui è sotto influenza di questi spiriti bassi che lui non potendo entrare nella casa, perché la casa è protetta, ma influenziano anche a distanza a lui e lui dorme beatamente. Un altro signore è distratto e Tonino domanda a Marco se lui sta con qualche problema. Marcos dice: no, lui è solo preoccupato in guadagnare denaro. Può essere anche che lui sia venuto per la prima volta nella casa spiritista e ancora non ha capito bene la proposta degli spiriti. Vuol dire, lui sta lì, ascolta
E niente, sta pensando sul lavoro, che deve fare, che deve guadagnare soldi. Invece, quando stiamo num momento come questa sera, no? Dobbiamo essere concentrati su quello che stiamo facendo e non stare col cervello da un'altra parte. Noi abbiamo tutta la settimana per stare col cervello da un'altra parte. Oggi no, oggi siamo col cervello qua, presente, no? Qui e ora. Per imparare qualcosa. Tutti noi, dico pure a me stessa. Questo è molto comune. Molte persone vanno nelle riunioni, ma stanno con la testa da in un'altra realtà durante la conferenza. Ecco qua che spiegavo. Questo è carino, è molto interessante. La scena mostra che c'è un mezzanino realizzato con le risorse materiali del mondo spirituale per ricevere gli spiriti che seguiranno la conferenza. Vedi, gli architetti del mondo spirituale hanno preparato questo specie di mezzanino per Cos'è poter. mezzanino? Perché non c'è la traduzione italiana. Mezzanino, non so nemmeno io cos'è. Mezzanino. È tipo, sai, nel teatro. La Non c'è in italiano, proiezione? mezzanino. No. È tipo il balcone di. Come si chiama? Il Nel teatro. palcoscenico, il palcoscenico. No, La palcoscenico sono a galleria. galleria. Brava, grazie. Chi ha detto? Cecilia? No. Ora. Dora, grazie Dora. Alla galleria. Pietro, le cuffiette. Cosa? Irenia, spegni il microfono, te lo spengo io. Ah, Allora, questa galleria, loro stanno nella galleria e stanno ascoltando la conferenza e nel telone, no? Vedete che c'è un spirito dietro il conferenziere e l'oratore e che lo tiene la mano vicino alla testa e lui sta parlando di Gesù. E per quelli che stanno nella galleria e stanno vedendo le immagini di quello che lui sta parlando. Incarnati no, non vedono niente, è un privilegio del mondo spirituale. Loro stanno vedendo le scene e addirittura le volte sono proprio scene in movimento, non solo figure, sono proprio scene in movimento. E chi ne so, chissà ci sta una galleria qua dietro di noi e che ci stanno vedendo pure loro. Quando l'oratore fa qualche riferimento a Gesù di Nazareth, l'immagine dietro l'oratore sullo schermo va in diffusione a tutti gli spiriti presenti. Gli spiriti architetti spesso utilizzano come risorsa dei pannelli fluidici che danno vita ai commenti dell'espositore, vuol dire fanno come un film, per promuovere la comprensione del pubblico disincarnato presente. Questo accade sempre nell'ambiente, sempre che l'ambiente favorisca, non è che accade ogni volta. Quando c'è armonia e quando l'ambiente è favorevole, accade questo, perché questi spiriti che stanno nelle erraticità, alle volte hanno bisogno di, come si dice, di a vedere altre cose al di fuori di quello che loro sono abituate nel mondo della erraticità loro. Una volta loro stanno in una tenebra terribile e vedere la figura di Cristo in movimento, la verità può dare una bella sensazione di conforto a loro. Noi incarnati non possiamo vedere niente perché non ci sta per noi questa cosa. Non lo so perché, ma questo è interessante. Vedi gli apparecchi. Nel quaderno delle vibrazioni, che ce l'ho pure io, poi faccio vedere, ce l'ho pure io il quadernino con i nomi. Nel quaderno delle vibrazioni, dove i presenti scrivono i nomi delle persone a cui chiedono aiuto, quando l'apparecchio passa sui nomi, si vede sulla tela l'energia della richiesta fatta. Vuol dire, loro si connettono direttamente alla persona che ha chiesto, no? L'energia che c'è, e vanno a capire che cos'è, per che cosa ha bisogno quella persona. Se gli spiriti scoprono che la persona
bisognosa que há em nome no quaderno de ajuda é presente na reunião, vão fino a lei para ajudá-la, consultando la sua tela mentale, cercando di capire il problema e vedere il da farsi. In questo caso, la signora è preoccupata per i figli e i nipoti, il figlio si è separato della moglie e è depresso. Então, vediamo che la donna sta preoccupata pensando ai figli, ha messo il nome del figlio nel quadernino, il nome del figlio e dei nipoti nel quadernino di vibrazione, e loro con quell'apparecchio sono andati da lei a vedere che cosa lei aveva bisogno. Guarda, l'organizzazione del mondo spirituale è incredibile. Invece, nella sala del passi c'è una persona che sta con pensieri altrove e anche una giovane donna che è così concentrata nella preghiera che il suo perispirito si è sdoppiato. Qua è forte. Che durante il passi, quello invece di approfittare il momento del passi, di ricevere questa energia, vedete che ogni medium passista che sta dando i passi, c'è un compagno spirituale che sta dietro di loro. E addirittura questa signora qua, lei si è sdoppiata, sta ricevendo direttamente già nel perispirito l'energia. Marco spiega che il passi è un'energia che penetra nel nostro corpo attraverso lo sforzo della preghiera o della concentrazione di chi sta ricevendo passi. Il perispirito praticamente assorbe tutta questa energia e quando si unirà al corpo l'effetto sarà molto migliore e benefico, mostrando ancora la lezione di Gesù a ognuno secondo le sue opere. Então vedete là un spirito che sta donando l'energia a queste persone, a un medium, che un medium passa alla persona, perciò si chiama passi perché passa. Qua pure interessante. Finito il passo, osserviamo l'ambiente dove ci sono le bottiglie d'acqua di ognuno presente. Gli spiriti stanno magnetizzando l'acqua, inserendo le risorse della natura che possono servire di medicazione per la persona a cui appartiene la bottiglia o a chi è diretta. Vedi, è chiaro che non sostituisce la medicazione vostra. Quando diciamo l'acqua c'è medicinale del mondo spirituale, sì, ma non sostituisce la medicazione del vostro medico curante, assolutamente. È un coadiuvante, ossia è un aiuto in più nel trattamento. E anche se l'acqua non è per te, c'è la medicina adatta a chi è diretta. Perciò se avete persone che non stanno bene, cosa potete portare questa acqua a delle persone che hanno bisogno? Che so, vedi, qua loro stanno magnetizzando, vedi? Tutti questi qua sono medici del mondo spirituale che stanno usando quei fluidi che sono stati portati prima all'inizio. Poi questa casa spiritica ha una sala di ascolto fraterno, ossia chi ha bisogno di parlare con qualcuno per chiedere aiuto, chiedere un consiglio, dalla persona o dal medium, non per fare, non va, lì non si va dal medium per fare contatti. No, non esiste questo. Il contatto si fa durante la riunione e con la psicografia o la psicofonia del medium direttamente alla persona. In questo caso privato, l'ascolto fraterno è sempre il medium che, assistito da altri spiriti, vanno lì per dare una mano alla persona, non vanno lì per fare contatti, di parlare con i figli, con i cari, con nessuno. No, in questo caso no, perché lui vede, sta solo. Loro non fanno mai contatti da soli. Nell'ascolto fraterno, il collaboratore si sta preparando facendo una lettura o una preghiera e tre spiriti designati per questo fatto aiutando, mandando energia a lui e lui sta facendo la preghiera per poter aiutare chi viene. In questo caso,
La prima persona ad essere ascoltada è un signore che possiede problemi organici già installati nel suo corpo fisico. Gli spiriti vedono esattamente dove è il problema e ispirano il collaboratore a avvertire il signore, a cercare un medico di sua fiducia, mentre il collaboratore dal mondo spirituale cercano di dargli sollievo attraverso i fluidi magnetici. Lui dice: ah, mi sento sempre debole, non sto bene, sto così, facendo dice qualcosa. E gli spiriti dicono: dice a lui di cercare un dottore, un medico, di andare a vedere, fare delle analisi. Ma anche così loro stanno dando il fluido magnetico per poter dare sollievo al suo problema, perlomeno per apparà, diciamo così, per apparà. In questo caso qua, questa donna è una giovane donna abbastanza disperata. Lei è ossessionata da un'entità che la perseguita. Gli spiriti che collaborano identificano l'ossessore come suo ex marito arrabbiato di un'altra vita, non di questa vita. Anche se può accadere che un ossessore sia incarnato, sia di questa vita, ma questa è di un'altra vita. Nella sua ultima incarnazione è stata pure moglie di questo qua, e che lui non ha perdonato perché l'aveva abbandonato, non lo so. Gli spiriti benefattori cominciano un trattamento di passi magnetici per il lavoro di disossessione, ossia di allontanare questo spirito arrabbiato da vicino a questa signora, perché lei la porta a disturbo. Só che lei non sa che c'è un spirito lì, né quello dell'ascolto fraterno dirà una cosa del genere. La dirà: vieni più volte qua, facciamo passi in lei durante la settimana o una volta a settimana per poter armonizzarci. E così piano piano loro lavorano lo spirito ossessore per allontanarlo da lei. Finita la riunione, stiamo finendo ragazzi, stiamo già per finire. Finita la riunione, il responsabile dell'organizzazione del piano spirituale di quella casa spiega a Tonini che se tutti i presenti incarnati fossero ricettivi all'insegnamento del piano spirituale, le due equipe, quella spirituale e quella degli incarnati, potrebbero diventare omogenee. Fare così che il gruppo, vibrando nello stesso suono del diapason dell'amore, possano aiutare con successo i fratelli che ancora si trovano nell'ignoranza e nella malvagità. Io sento che noi qua siamo una famiglia, siamo una famiglia spirituale, tutti noi, e essendo una famiglia spirituale, noi vibrando in un solo suono, vibrando questo diapason dell'amore, stiamo istruendo questi spiriti che sono ancora nella ignoranza o nella malvagità, e stiamo aiutando con la luce che ogni giovedì si appiccia per tutti. Poi, dopo finita, questo è carino anche questo. La riunione è finita, gli spiriti escono in carovana per aiutare molti di quelli che erano nel quadernino di vibrazione e che non sono potuti venire alla riunione. L'organizzazione del mondo spirituale è così accurata che non possiamo neanche immaginare la loro dedizione e il loro amore per noi ancora tanto imperfetti. Noi veramente non immaginiamo cosa loro fanno e si ingiarmano, che si fanno tutto perché possiamo stare bene e portare avanti il nostro compito di crescere. Volitando, ancora volitando la parola, volitando, alcuni collaboratori del mondo spirituale portano con sé alcuni degli spiriti necessitati che erano lì. Allora, alcuni di quegli spiriti che erano lì, che hanno potuto entrare nella riunione ma erano ancora necessitati, questi spiriti erranti, no? Dopo che noi chiudiamo la riunione, alcuni di questi spiriti erranti che sono qui, che sono lì o dappertutto, vengono portati via alle colonie tipo nostro lar di trattamento spirituale. Nessuno è lasciato indietro o abbandonato alla propria sorte.
i lavoratori del Cristo sono sempre con noi. Grazie. Allora, interrompe condivisione. Allora, ragazzi, vi è piaciuto? Ma parlate perché sto con la gola secca. Potete domandare, potete chiedere qualsiasi cosa che stiamo... È finito. Silenzio, nessuno dice niente. Ehi, la cosa. Dimmi. Allora, io che più o meno un po' descritta da Carolina, ma le ho vissute tutte con queste cose, è venuta una grande nostalgia, cioè dei pass, di tutto ciò, del quadernino, mi è venuta una grande nostalgia, cioè poi facevo una metafora, mo sto a dieta e oggi, sì, me lo ricordo, come dicevo, ci sono stati pure i figli di Marcello là sopra, che ho messo in un periodo, hanno avuto qualche problemino, ma tutto a posto, stanno bene. E niente, c'avevo una forte nostalgia, la paragonavo alla dieta che sto facendo oggi, che sono andato a lavorare in un panificio, perché io non sono questo amante della pizza, mi piace, però adesso non la posso mangiare, mi attirava sta pizza, mi sentivo attirata, che mi mancava un attimino questa riunione che stavamo facendo, che abbiamo fatto fino a gennaio. Era proprio questa nostalgia così forte. Io lo speravo ad ottobre, che ci vedeva settembre, non vedevo l'ora che passava l'estate, che settembre, l'ora, perché ricordavo che passa. Ma stiamo, Saverio, sì, c'è nostalgia del contatto fisico, abbiamo tutti, è vero, ma qua pure siamo diventati una bellissima famiglia. No, io... per l'amor di Dio, diciamo, l'altra parte della bilancia, ecco, diciamo, noi siamo una famiglia allargata, perché quando eravamo 5, 6, oppure io, tu e Antonietta, qualche volta, Stefania, quant'altro, siamo una bella famiglia allargata e questo è più bello. Sì. Però, ecco, diciamo, avevo nostalgia di tutto ciò che hai descritto, no? dell'acqua, i bicchieri, i colori, avevo tutta questa nostalgia che ho vissuto a casa tua. Grazie, pure io. Grazie, condivido la nostalgia, grazie. Volete domandare qualche cosa su questo argomento, ragazzi? Posso? Sì, sì. No, Stefano prima, vai. Sì, no, mi spieghi un attimino la questione del quadernino? Allora, qua, in quasi tutte le case spiritista, non so se riuscite a vedere, ci sono, è un quaderno delle vibrazioni. Ogni persona che c'è qualcuno che ha bisogno di, sta male o sta morendo o è morto già o c'è qualche problema, dice, Leila, mi segna il nome, mi segna il nome, nel quaderno e io o se io la persona stessa mette il nome nel quaderno e basta, non c'è bisogno di mettere più niente, solo il nome. E questo è un di richieste, ecco, uno fa una richiesta e questo quaderno è solo per le vibrazioni, nel senso che ogni volta che faccio la riunione giovedì, ogni volta che faccio il Vangelo domenica, il quadernino sta sempre vicino, perché le preghiere vanno pure a loro, tutte queste persone, alcune non ci sono più, alcune sono andate già al mondo spirituale, altre sono ancora, altre sono benissimo, sono riuscite a superare la crisi che avevano, per qualsiasi motivo, o una crisi mentale, di rapporti o fisica. Tutti quelli che tu dici, pregati per me, no? Quando dici, pregati per Tizio, per tante, e sta il nome qua. Perché io prendo da WhatsApp i nomi che mi mandate e metto nel quadernino, capito? E così la nostra preghiera è, sappiamo che il mondo spirituale prende cura di queste persone. Che loro vanno là con la macchinina a vedere tutti i nomi che stanno là e vanno a aiutare. È tipo un iPad, no? Loro vanno là con quella parete e vanno a vedere chi ha bisogno di cosa e vanno a aiutare. Questo è. E noi nel nostro piccolo possiamo fare un qualcosa del genere? Sì, ognuno di voi potete avere un quadernino a casa vostra.
per i vostri pregati, o mandate a me che metto, no, non che io non sono speciale, non c'è niente di no, niente, potete fare voi stessi un quaderno con i nomi delle persone a cui volete pregare, che ogni giovedì o giorno d'Evangelio o giorno che fate il Vangelo a casa vostra, quando leggete per conto vostro a casa, poi un quadernino sta là vicino, infatti sta qua vicino al Vangelo che c'è in portoghese, è piccolino, così tascabile, sta qua vicino che noi che sappiamo che gli spiriti benefattori prendono cura di queste persone. Potete fare il quadernino per conto vostro. Sa che cos'è? No, non è un rituale, è quello che conta, è l'intenzione. E scrivendo è come se rafforzasse l'intenzione. Capito? Perché poi uno si scorda, ma pregato per Tizia, pregato per Caio. Então, una delle volte si scorda dei nomi, delle cose. Mettendo nel quadernino diventa una cosa reale e fisica, diciamo così. L'intenzione sembra che sia più efficace, non lo so, perlomeno intenzionalmente. È così. Ok? Luca, che volevi dire? Sì, la mia, sai che come sempre è una domanda maledetta. Allora, il suo ascolto fraterno è una mia riserva, nel senso, qual è il limite dell'ascolto fraterno? Perché cioè, ascoltare tutte le settimane le persone che si lamentano e che si sentono vittime e che fanno le vittime e che si crogiolano nell'autocommiserazione, arriva a un punto che c'è anche da consigliare un psichiatra una pasticchina. Che non ce la fanno a superarla. Quindi, no, allora come si comporta? Brava, fai una spiegami un po' perché. Allora, l'ascolto fraterno nella casa spiritista non è l'ascolto che uno va a lamentarsi del marito o va a lamentarsi della spesa del governo o fare la vittima, ah, quanto soffro, quanto sto male, oh Dio, oh cielo, come quel cartone che dico spesso, commento su quel cartone, che c'era una volta negli anni, che ne so, anni 70, che c'era questo che diceva sì, oh cielo, oh vita, e sempre lamentando, no? Vedendo tutto nero, no, perché l'ascolto fraterno viene, la persona arriva da te e dice ho un problema e ti racconta il problema. Tu, nel momento che la persona ti racconta il problema, lei stessa si sente, si ascolta, no? È il primo quando parliamo che ascolta siamo noi, então la persona stessa sente. Poi noi ci fermiamo lì. Se viene una intuizione del mondo spirituale di dire qualcosa, uno lo dice. Se no, tu dici, devi studiare, devi leggere, devi fare il Vangelo, devi partecipare alle riunioni, devi studiare. Perché l'unica cosa per poter allontanare qualsiasi tipo di problemi è essere in contatto con Dio. Perché essere in contatto con Dio può non risolvere il nostro problema, ma ci fa affrontare di un altro modo. Non è che Dio va a risolvere il nostro problema, perché se siamo qui è un mondo di espiazione e prova, ancora stiamo nella transizione planetaria. Vuol dire, stiamo ancora nella transizione. E non so per quanto ci saranno questa transizione, ma... È compito nostro, Dio non va a fare quello che dobbiamo fare noi per la nostra crescita. Perciò la preghiera, lo studio aiuta a toglierci la nostra mente dal dolore, dalla concentrazione in quel pensiero fisso. E poi ci insegnano che non esistono vittime. Siamo tutti debitori, non c'è nessuno che piange da vittima, oddio, a me, tutto a me, tutto a me. Uno dice, mi scusi, ma credo che avete sbagliato porta, perché non è qua in questo luogo dove uno va a piangere da vittima, perché nessuno è vittima di niente. Una volta che noi abbiamo capito
che la nostra anima è immortale, che noi, che Dio ci dà la benedizione della possibilità di riaggiustare, di rifare la nostra vita e di aggiustare gli errori che abbiamo fatto, di riscattarci la nostra anima. Una volta che ci ha dato questa opportunità, che sappiamo che esiste una cosa del genere, caspita, io non posso farmi più vittima di niente. Era bello quando facevo la vittima, caspita. Io, tutti quanti, ah, povera Leila, e tutti quanti, mamma mia, hai ragione, tu hai sofferto tanto, veramente. E uno si sente pure coccolato dalla pietà altrui, ma è pietà, non è una cosa che uno ti... Invece, se tu da vittima passa a essere una persona attiva, ok, ho sofferto, o sto soffrendo, sto patendo questa cosa, ma sono sicura, Dio è con me, io ci riuscirò a farcela, perché Dio non fa niente per andare male, niente. E una cosa che dobbiamo mettere in testa è che qualsiasi cosa accada, pure la morte, vuol dire che quella cosa era un bene per la nostra anima, perché è stato il nostro programma fatto da noi o per qualche altro motivo, la nostra anima doveva passare per quella esperienza. E se doveva passare per quella esperienza, io non mi devo lamentare, non mi devo piangere addosso, perché non è così che funziona. Alle volte mi piacerebbe, quando ci sono dei problemi che accadono nella vita nostra di ogni giorno, uffa, mi piacerebbe stare un pochettino, sai, ai, tutta me, che disperazione, mannaggia, come farò? E dico a uno, dico a un altro, non posso. Una volta che tu sai la verità, non può fare più così, se no non fa finta. Sei ipocrita, come diceva Gesù ai farisei, siete ipocrita, perché voi conoscete la verità e agite malamente. E noi conosciamo la verità, conosciamo cosa accade. Non possiamo più fare finta di che non è così. È chiaro che sapendo che nessuno è vittima di nessuno e che alle volte siamo noi a permettere che gli altri ci fanno del male. Siamo noi stessi che permettiamo, quando ci sono una questione di rapporto, quando ci sono questioni di amicizia o di tradimento, di qualsiasi cosa sia. Siamo noi che permettiamo. E se noi permettiamo, dobbiamo volerci bene un pochettino e non permettere più, no? Non dobbiamo essere scaltri, nel senso che non questa mi ha fatto una volta, ma non mi fa due. Non arriva alle tre per poi non mi fare più. Purtroppo io sono arrivata alle tre, ma non fa niente, ho imparato a quarta. Non sei l'unica. A quarta non la faccio passare. La quarta non la faccio più, infatti non la faccio più a quarta. Ma avere sempre fiducia negli altri, sì, fiduciosi, ma sinceramente dobbiamo... ragionare, usiamo la testa, ragazzi, usiamo la testa, ragioniamo. Questa è una fede ragionata, perché abbiamo visto come funziona, c'è tutto un piano, un'organizzazione nel mondo spirituale apposta per noi. Noi non vediamo perché non abbiamo il velo. Non è stato torto il velo perché possiamo vedere quello che sta attorno a noi, e dico alle volte meno male, ma non abbiamo la visione per vedere che c'è un mondo che plurica di spiriti che stanno attorno a noi, che lavorano con noi per noi. Ho detto già una volta che loro hanno fatto carte false, hanno firmato cambiale perché noi potessimo venire qua per darci l'opportunità di crescere, di evolvere. Perché 80, 100 anni di vita o più
non è niente in confronto con l'eternità. Noi siamo illimitati, non riusciamo a capire cosa significa essere eterni. Non riusciamo a capire questo. È un concetto che a noi non ci entra in testa, perché è una cosa che non, a noi non... Noi abbiamo un inizio, mezzo, una fine. Sempre inizio, mezzo, fine, né? Sempre così, questa onda, come i mondi. Evoluzione per tutti, per gli spiriti, per gli uomini e per i mondi, per i pianeti, per l'universo, per i vari universi. Ci sta, è un'evoluzione continua, non si ferma, ma noi pensiamo che si ferma con noi. No, perché noi non possiamo portare niente da qua. Portiamo solo l'amicizia, l'amore, l'energia più potente è l'amore. E se questo legame che ci unisce, come qua in questo momento, no? Che sento proprio una forte energia, una forte... è come se fosse una presenza di forza, questo campo di forza è un campo allargato ai nostri cuori, ai nostri amori, alla nostra vita, alle persone che ci vogliono bene. E noi dobbiamo mantenere questo campo di forza fermi, bloccati, non facendo abbassare l'energia. Siamo più giù, su, nel senso che guardiamo, sentiamo delle musiche allegre, facciamo delle passeggiate quando è permesso, quando non piove di rotto come oggi qua, che è stato un temporale. Quando facciamo delle cose che possano portare, ho detto già, guardate su, perché noi abbiamo qua nel cervello, dentro il nostro cervello, io devo trovare un nome di questa cosa, che la dottoressa Shapiro, un'americana della California, che è una neuropsichiatra, che lei ha detto che c'è una specie di virgoletta qua sopra, nel nostro, tra le due, sopra la sopracciglia, che quando guardiamo su, facciamo, aiuta contro la depressione. Guardare su. Perché è come se scattasse una molla e manda endorfina al cervello. Questo viene usato nelle MDR, si chiama. Anche lì. Si scatta questa molla e manda endorfina al cervello. Perciò loro consigliano di fare pallavolo, pallanuoto, tutti gli sport che devono guardare su. E Gina, questo... Gina ha alzato la mano. Gina. Dimmi Gina e poi Antonio. Gina, cara. Ho sbagliato. Ai! Vabbè, Antonio prima e poi Gina. Vabbè. Scusa, Leila. Buonasera. Buonasera. Senti, volevo sapere una cosa. Ma noi, col nostro umore, possiamo influenzare gli spiriti che abbiamo intorno o no? Cioè, sì. Tipo, se io sono depressa, influenzo pure gli spiriti intorno a me o no? La verità è al contrario, se tu sei depressa loro ti influenzano, è loro che vengono appresso a te, perché loro si alimentano da tua energia, la depressione. Capito? Ti ho fatto questa domanda per, diciamo, perché nella mia testa pensavo che noi nella nostra vita dobbiamo tener conto anche di questi spiriti, quindi è un motivo per tenerci su, perché loro giustamente... Insomma, non li graviamo troppo, come devo dire. Noi stiamo ingrassando loro, non solo ingrassando, io mi ingrasso non solo me, ma pure gli spiriti, perché loro si alimentano dalla nostra energia bassa. Per loro è fonte di nutrizione, diciamo così, la nostra energia bassa. Perché quando noi abbassiamo la nostra energia, essendo depressa, è come se aprissimo un furo nel nostro perispirito, un buco nella nostra aura, dove esce la nostra energia, il nostro fluido vitale, e loro vengono là a succhiare, come i vampiri, a succhiare il nostro... Então, perciò, mantenete l'energia alta, anche se potremmo piangere, ma non essere disperati. Possiamo piangere, sì,
di dolore, ma non sofferenza eterna. Dobbiamo smettere con questa sofferenza eterna che non finisce mai. Perché ci sono, sì, è morto un caro, sappiamo che cosa significa quando muore una persona cara. Sappiamo benissimo che non è una cosa non si potrà mai colmare, non si potrà mai dimenticare e il dolore ci sarà sempre. Ma la sofferenza no. La sofferenza non fa bene né a noi né a loro, né ai cari. Perciò la sofferenza no. Possiamo essere tristi? Sì, possiamo essere tristi, ma non una tristezza che ti distrugge. Perché no, non è questo che i nostri cari vogliono. E non è questo che Dio vuole per noi. La sofferenza è solo un rimandare di altre sofferenze. Perciò cerchiamo, abbiamo visto come funziona nel mondo spirituale. Loro sono perfetti, loro non pensano solo a noi, pensano pure a quelli che stanno erratici, che stanno in giro. E oggi, ognuno nella vostra casa è acceso una luce, una candela, un faro. E questo faro ha aiutato a questi spiriti benefattori di portare via questi che sono venuti qua per imparare. Con ognuno di noi. Antonio, dimmi. Buonasera. Buonasera Leila, buonasera a tutti. Allora, diciamo quest'incontro di stasera non è a caso, io non credo nel caso né nella casualità e ti spiego subito perché. Oggi è stata una giornata abbastanza micidiale e allucinante, tanto che è terminata con l'ordinanza di De Luca, non so se molti di voi lo sapete, che ha chiuso le scuole fino al 30 di ottobre. E, vabbè, tra le tante rogne della giornata, questo era proprio il sigillo finale. Però ti dico la verità, che durante il giorno, tra una rogna e l'altra, mi veniva in mente, cioè, beh, ma stasera ci sta Leila con il gruppo Paolo di Tarso e quindi sicuramente starò bene. Perché ti dico questo? Perché secondo me il video che ci hai fatto vedere, che è veramente molto interessante, credo che il filo conduttore sia proprio la parola vibrazione. Se, beh, molti di voi sicuramente avranno letto la Bibbia, sicuramente conoscono il Vangelo di Giovanni, no? Quando dici in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio. Per verbo, e qui si sono, diciamo, ammazzati i filosofi, i teologi, eccetera, molte persone intendevano la parola, ma in realtà No. credo, insomma, nel mio piccolo, che sia proprio la vibrazione, cioè che sia proprio di vibrato, no? Proprio come vibrato universale, come amore universale. E tutto quello che tu ci hai fatto vedere nel video, in realtà è qualcosa come se mi avessi fatto compagnia. Cioè, tutta questa preparazione, anche di noi stessi a questo incontro, al fatto che noi non riusciamo a vedere quello che accade intorno a noi, però di percepirlo, questo sì. Tu hai terminato il tuo intervento dicendo: sento un'energia talmente forte che è qualcosa di esistente, no? È qualcosa che quasi puoi toccare. Ed è veramente così, veramente queste vibrazioni così alte ci fanno sentire un unico corpo, ci fanno sentire un'unica grande, bella vibrazione, che sia di amore, che sia di amicizia. Ma nemmeno qualche giorno fa, guarda, forse un paio di giorni fa, ho postato una fotografia su Facebook parlando del cielo. E ho detto: com'è bello guardare il cielo, che sia nuvoloso, che sia terso, senza nuvole, grigio, perché è vero, guardare in alto, noi siamo purtroppo abituati a guardare o, diciamo, in maniera orizzontale oppure proprio con la testa bassa. E questo secondo me ci fa poco male. Invece basta passare qualche secondo veramente a guardare un attimo il cielo e ti rendi conto di quanto amore c'è intorno, di quanto amore proprio siamo permeati, solo che i non ricettivi siamo noi. La verità è questa, perché presi dal tran tran quotidiano, presi dalle bollette, presi da tutto il resto, presi dalle rogne, presi da De Luca che ci chiude le scuole, magari, eccetera, chi ci vuole chiudere, chi lockdown. Queste sono cose che abbassano le nostre frequenze, purtroppo è così. E allora noi che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare proprio sulle vibrazioni, cioè dobbiamo lavorare per un innalzamento delle vibrazioni. Rosaria, quando prima parlava, che diceva: ma gli spiriti, cioè se io sono depressa, se gli spiriti, diciamo, sono... scusate, mi arrivano messaggi di WhatsApp a palla, ma non li posso eliminare perché Sì.
se, gli spiriti, se noi influenziamo gli spiriti. E come dicevi tu, in realtà è il contrario, perché tu abbassi la frequenza e quindi tu arrivano frequenze basse. Ecco perché poi uno va sempre più giù, più giù, più giù. E quindi tu il lavoro che devi fare, veramente lo devi fare dentro di te. E se riesci ad innalzare quella vibrazione dentro di te, che magari 5 minuti prima ti volevi buttare dall'appartamento, 5 minuti dopo dici: ma che cavolo stavo facendo? Oppure che cavolo sto pensando? È vero. La visuale cambia. Sì. È come il film, sai, L'attimo fuggente, non so se l'hai mai visto, quello con Robbie Williams, no? Quando sale sulla cattedra, insomma, ormai è diventato un cult. Quello perché ti dicevo? Perché ti fa vedere le cose da un'altra angolatura. Poi, se la vediamo dal punto di vista spirituale, quindi vibrazionale, ci si apre proprio l'universo. Quindi Infatti, è bellissimo quel video, quello che ci ha mostrato, perché ci dimostra come è palpabile, come è reale tutto ciò che noi percepiamo, ma che purtroppo non vediamo perché questo velo ce l'hanno strappato. È verissimo, grazie Antonio. Ti ha fatto. Allora, è tutto molto, è tutto organizzato, è tutto fatto per noi. E la nostra abbassare di vibrazione. È chiaro che se sto male per qualcosa, sì, non dobbiamo negare questo. La rogna che tu hai passato, no? Le rogna di tutte le cose che ci sono. Nella nostra giornata, sì, ci accadono, ma non devi condizionare il nostro pensiero. Dove sta il tuo tesoro, diceva Gesù, dove sta il tuo cuore? E dove sta il mio cuore nella 24 ore del giorno? Dove è depositato il mio cuore? In che cosa penso io a maggior parte della mia giornata? Non dico 24, diciamo così, nelle 12 ore di giorno. No? 12, 16 ore di giorno, in che cosa è fisso il mio pensiero? È sempre lì nella rogna, è sempre lì nel problema. Caspita, io vi ho dato la chiave d'oro, là, un libricino, una cosa, il testo della chiave d'oro, no? Hai un problema, pensa a Dio. Cioè, sei triste, pensa a Dio, lascia a Lui questo pensiero. Non stare a pensare, pensa a Dio, ma come, ma che Dio? Come? Pensare a Dio in che senso? Non è visibile, palpabile. Quello che è il tuo Dio, quello che tu considera Dio, energia, supremo architetto dell'universo, Geova, Gesù Cristo, Maometto, Buddha, chissà che. I buddisti non credono in Dio, no, senza Buddha, ma che è Buddha, no? Qualsiasi cosa, pensa a Dio, perché quando tu hai la compagnia di Dio, io sembro una di queste bizzocche di chiesa, ma è così. Bizzò che è bellissimo, lei la guarda in termini che arriva proprio, si tellona, diciamo. Sembra proprio Assidua quello. frequentatrice della Chiesa, un po' da mentalità rattrappita, diciamo così, È quello, bizzocca. bravo. La intenzione era quella. Ma Sì. è così, non c'è altro. Allora dobbiamo mettere Dio in primo piano in tutto che facciamo, in che viviamo, quando parliamo. Io quando vado a parlare, che so che la persona è difficile, che avrò davanti a me una persona difficile, prima di entrare in contatto con lei, ho detto: Signore, sono nelle tue mani, accompagnami. Tu stai a fianco a me, io so che quello che dirò o che ascolterò non mi farà del male e cercherò di essere giusta con la persona. Lo chiamo sempre perché so che senza di lui non riuscirò. Un medico va a fare un intervento, deve pregare a Dio perché lui fa il suo mestiere, è bravo nel suo mestiere, ma va fino a un certo punto, perché dopo quel punto veramente non, lui deve sapere che c'è un potere supremo che può fare di più. Se tu ti affidi a Dio, qualsiasi cosa fai, va bene.
C'è un libro che si chiama, un librone, che si chiama I Corsi Miracoli, che è molto interessante questo libro. Non vale a pena, non comprare perché è enorme e costa una barca di denaro. Mi è stato regalato, io l'ho letto, e dice comunque sempre la stessa cosa, che lui dice che il miracolo è il perdono, ma un perdono di se stessi, prima di tutto, di perdonarsi, di una parola non detta, di non aver detto abbastanza ti amo, di non aver compreso quello che l'altro mi voleva dire, di non aver capito un momento difficile che l'altro passava e io con la mia mente, nel mio quotidiano, non ho percepito. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, non sentirti in colpa. È inutile la colpa, perché tu non puoi tornare indietro. Per rifare, non c'è una macchina del tempo che tu possa tornare indietro e aggiustare. Non c'è, non puoi fare, non puoi aggiustare. E se non puoi aggiustare, che cosa puoi fare? Andare avanti, non fare lo stesso errore, non ripetere l'errore. Se possibile, chiedere scusa. Se la persona non ti scusa, non è più un problema tuo. Tu semplicemente devi. Ok, ti ho chiesto scusa, ma deve chiedere scusa col cuore. No, ragazzi, è un invito, Gesù ci invita a non essere ipocriti. Perché quello che ci frega è che noi, per poter non scavare a fondo, lasciamo stare, passiamo liscio sulle buche, facciamo finta che non ci sono buche sulla strada e continuiamo a camminare, ma le buche ci sono. Se noi scaviamo dentro di noi, chi ha problema? Andate da un psicologo. Se non riuscite a uscire dalla depressione, andate da un buon psicologo. È necessario. Il medicinale, devo prendere il medicinale. Sì, se ci sono, vuol dire che il mondo spirituale non ha messo niente su questa terra che non sia necessario. Se i medicinali, se i scienziati hanno avuto, hanno creato questi medicinali per aiutare, diciamo, ma ci sono quelli che uccidono, ci sono quelli che fanno vaccino e quelli. Lasciamo perdere queste discussioni. Ci sono medicinali che sono precisi per determinate cose, per la depressione, per tanti altri mali. Andate da un psichiatra, andate da un psicologo. Perché alle volte solo legge o pregare cosa non basta. Ci sono altri professionisti, ci sono professionisti che sanno fare e che poi, chiaramente, accompagnato con un mondo spirituale, possiamo tirare avanti. Ma quando ci vuole, ci vuole. Então, diciamo, no, io mi basto da solo. Nessuno si basta da solo. Ha detto un prete, mi sembra, non lo so se è stato Papa Francesco o quale, che ha detto: questo millennio o è spirituale o non è. Se non curiamo la nostra spiritualità interiore, se non curiamo noi stessi, è complicato. Dovremmo vivere ancora altri millenni di reincarnazione? Eh no, andiamo rallentando con questo, cerchiamo di evolvere. Ci è stata data una grande opportunità in questo momento. Ci è stata data una grande opportunità a tutti noi di vivere questo momento. Io dicevo, Saverio, non so se si ricorda, ma io dicevo alle persone che venivano qua a casa, no, e pure online che ci seguivano prima della pandemia, della pandemia, noi ci dobbiamo preparare per un momento della transizione. Dobbiamo essere saldi nella nostra fede. Perché ci dovevamo preparare? Questo prima. Anni prima della pandemia, noi ci dobbiamo preparare perché quando arriverà, noi dobbiamo essere di aiuto. Noi che abbiamo la conoscenza, che abbiamo la consapevolezza, dobbiamo essere di aiuto alle persone che stanno smarrite.
È compito nostro. Noi siamo i lavoratori dell'ultima ora. C'è stato fatto una chiamata a tutti noi, in qualsiasi fede siete, qualsiasi religione siete, non interessa che cosa siete, non interessa. Quello che interessa è che siete stati chiamati e dovete fare, perché c'è una preparazione immensa per noi. È peccato, no? Sprecare tutta questa energia. Per esempio, il giovedì è un peccato sprecare l'energia che si crea in questo giovedì pensando a qualche altra cosa o facendo qualche altra cosa che non essere concentrato su una cosa che possa portare a un miglioramento, essere impegnati. Chiaro, non dovete seguire me, no. Non è questo, per l'amor di Dio, non è così. Io sono solo un facilitatore, vi facilito, dico che cosa c'è. Il resto dovete fare voi. E è molto importante. Perciò ci volevo far vedere questo PowerPoint, perché noi stavamo leggendo sulla influenza di questi spiriti nel nostro mondo. E pensiamo sempre malamente, no? L'influenza negativa, l'influenza sempre negativa, che loro ci ossessionano. Sì, è una cosa che non possiamo fare a meno, dobbiamo conviverci. Come Divaldo, che ha visto i film di Divaldo Franco, che teneva quell'ossessore di altre vite, addirittura no periodo del Medioevo, non lo so, e che ossessionava lui perché lo odiava, no? E lui ha vissuto tutta la sua vita con questo che veniva presso, ci ha fatto un'abitudine, diciamo così. Lui dava fastidio, ma lui non ci pensava più. E diceva: un giorno tu riuscirai a fare pace con me. Io sono sicura che un giorno mi perdonerai. Infatti, ha perdonato perché no, è venuto a bussare alla porta una bambina che si. Hanno portato una bambina che era la mamma di questo ossessore in un'altra vita. E Divaldo l'ha accolta come figlia sua, tra i 600 e rotti figli che lui ha adottato. No? Perciò, ci volevo far vedere come funziona gli spiriti benefattori, quelli che ci proteggono. Un giovedì, alla domenica, o il Vangelo, o quello che fate a casa, quando leggete un testo sacro o una buona lettura che vi porta a stare bene, si illumina la casa vostra, si accende la vostra protezione un'altra volta. E oggi, no? Quando andate a dormire, cercate di mantenere questa energia. Perché c'è gente che esce dalla casa spiritica, no? Perlomeno in Brasile, no? Che uno che c'è proprio una casa, un palazzo alle volte, no? Che esce dalla casa e incontra uno che lo pesta i piedi e dice: pronto, tutti i benefici che ha ricevuto lì, finito. È bastato un istante che è abbassata l'energia. Loro fanno tanto per darci. Fanno veramente tanto per darci e ci danno sempre. Andrea, vuoi dire qualcosa? Sì, no, stavo soltanto ragionando su quello che hai detto. È la stessa cosa che avviene nelle case spiritiche in Brasile, avviene anche qui fuori da messa, insomma. Stavo pensando solo a questo, Sì, ecco. è Appena escono così. da lì, tornano ad essere delle iene, insomma. Però magari col fatto che loro pensano di andare a seguire una messa in chiesa è come se pensano di essersi tolti tutti i loro pesi di dosso, pensano di avere come resettato, no? Cercando di scaricare in qualche maniera magari delle loro insicurezze, delle loro paure, delle loro colpe. Quindi pensano che andando a una semplice messa loro si sono ripuliti di tutto, ma poi in realtà appena escono tornano a essere quelli di prima, insomma. Ma è una condizione umana, Andrea, perché pure gli ebrei, no? Che c'hanno la festa di Yom Kippur,
no? Che loro sono nella shofar, la shofar, insieme. La festa degli Yom Kippur, che è la festa della purificazione, no? Loro vanno là, fanno un rituale di sacrificio, che adesso non c'è più, non fanno più sacrificio animale, ma fanno un rituale là di sacrificio e poi tornano a casa e sono purificanti. Possono Poi passano la settimana, si sbagliano 3 volte, fa tutto da capo, no? E continua. Ci sta, uno dei libri di André Luiz, mi sembra che è Nel mondo superiore, e che dice che è sempre continuazione di nostro lar, e che dice così, 10 volte, o caso delle 10 volte. Che significa? Che arrivava nella casa spiritica questo signore che beveva, teneva il fatto di che non riusciva a non bere. Arrivava lì, tutti scompussolava, odorando pure ad alcol, c'era pure l'odore dell'alcol. Arrivava nella casa spiritista e sentiva la conferenza e poi per i passi, no? Perché sono venuto per i passi, perché dopo che prendeva i passi stava bene, si sentiva bene. E gli spiriti benefattori davano i passi. E lui andava bene perché ricaricava le sue batterie e andava e tornava. Solo che quella volta loro non hanno fatto. E Andrea e Luisa domandarono: ma perché non avete aiutato questo nostro compagno, questo nostro fratello in difficoltà? Non vedete che lui sta con un problema al fegato, che sta ingrossando e che non sta bene? Hai detto: noi abbiamo la regola delle 10 volte. 10 volte noi aiutiamo a questo nostro fratello perché lui possa, con l'aiuto, avere forza per poter uscirne da questa situazione e avere coraggio e avere sostegno fisico e morale per poter uscire. Dopo 10 volte lo lasciamo per conto suo, perché così lui possa vedere che arrivando al fondo del pozzo, l'unica soluzione è salire. Perché se noi diamo, 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 senza che lui prenda coscienza che deve cambiare, non cambierà mai. Perché vieni qua, prendi i passi, perciò in molte case spiritiche dico, i passi non è aspirina, perché non è andare lì per prendere una cosa e poi te ne andare via. No, non è così. È un lavoro, perché o passi só é dado dopo que é stato fatto una chiacchierata, un Vangelo, una lettura, una conferenza, un lavoro prima, dopo i passi, che prima deve evangelizzare l'anima, poi viene la guarigione dell'anima. Ma tu fai una volta, due, 10 volte, non 3 volte, 10 volte. E tu continua con lo stesso atteggiamento. Então ti lasciamo nella tua situazione, perché tu poi lo tornano a aiutarlo, ma lo lasciano un pochettino perché lui possa sentire che ha bisogno di fare. Come forse hanno fatto perché ho scoperto il diabete, no? Ho dovuto correre al riparo e adesso mi sono messa a dieta forzata, no? Quando non vogliamo capire per l'amore il dolore che ci viene a colpire. Então noi dobbiamo imparare. Quando non vogliamo imparare attraverso l'amore, è solo attraverso il dolore che impariamo. È chiaro che c'è sempre la provvidenza divina che ci manda aiuto, che viene in ausilio a noi. E questo dobbiamo essere sicuri, non avere dubbi di questo, ragazzi, perché veramente la provvidenza divina ci viene in ausilio, di una maniera o di un'altra, o un amico, un libro, una canzone, qualsiasi cosa, loro ci comunicano sempre. Chi è che voleva dire qualcosa? Che mi sembra che avevano alzato la mano. Che Ragazzi, parlate.
Possiamo chiudere la diretta, magari io mi devo andare ad alzare presto e magari chiudiamo la diretta e facciamo la preghiera insieme. Dopo chi rimane vuole rimanere, se non è... Sì. perché tanta gente vuole, sta staccando senza fare la preghiera e mi Sì, no, dispiace. ok, no, è fatto. Ma mi dovete dire, ragazzi, perché io se quando È bello ascoltarti, Leila, perché alla fine cioè, è bello ascoltarti. io accendo la macchinina e vado. No? Però Vabbè. interrompere anche, può sembrare anche maleducato, meglio di no, insomma, giustamente, però insomma, non voglio sembrare dopo male quello che rompe le scatole, non è giusto, insomma, perché è bello ascoltarti. E sono, Grazie per ascoltarti, ma io vorrei pure le vostre opinioni. Allora, Antonio, vuoi fare la preghiera? Eccomi qua. Già che le magagne, Le rogne, le rogne. le rogne della vita, così ci metti. Sì, no, la faccio la preghiera. Volevo solo aggiungere una cosa, quello che avevi detto tu, ma rubo su giusto 5 secondi. Forse dobbiamo capire un pochettino tutti che tu hai parlato di evoluzione prima, no? L'hai ripetuta più volte questa parola. E io penso che, credo sia sicuramente così, più ci evolviamo qui da incarnati e più portiamo evoluzione lì da disincarnati. Sì. Poi tutto il resto viene da sé, questo è quello che mi viene da dire. È vero, più ci evolviamo qua, meno lavoro avremo dopo. Quindi Bravo. mettiamoci a lavorare. Allora, io innanzitutto prego per la continuità di questo gruppo meraviglioso che mi ha concesso di conoscere una nuova famiglia, una famiglia di spirito, una famiglia a cui mi sento molto legato. Quindi prego per ognuno di noi che siamo qui presenti. E mi sento veramente in questo momento di pregare per tutti quanti i nostri benefattori spirituali, perché se loro ci danno amore, noi siamo obbligati spiritualmente a dare anche a noi, a loro, amore, e in modo da creare un flusso continuo di energia e di amore consapevole. Prego per tutte le persone ammalate, prego per tutte le persone che si sono disincarnate, che devono orientarsi verso la luce e prego per tutta la situazione che purtroppo ancora ci affligge riguardo al Covid-19, sperando veramente che questi contagi diminuiscano e che soprattutto veramente si riesca a debellare questo morbo che ci sta dando un'opportunità di riflessione un pochettino a tutti, però sta veramente ledendo tante, tante attività, l'economia, la psiche anche delle persone e purtroppo diciamo anche il mondo scolastico ne è colpito. Quindi davvero prego per tutti quanti noi affinché ci sia veramente una ricezione da parte nostra di tutto quanto l'amore universale che possiamo percepire. E stasera veramente ne abbiamo percepito tanto attraverso un innalzamento molto forte, molto alto di tutti quanti noi de e delle nostre vibrazioni. Grazie. Grazie, grazie, bellissima, bellissima preghiera. Grazie. Grazie, veramente. No, Non vi scordate che dovete grazie. vivere con entusiasmo, che vuol dire essere in Dio, en teos. Entusiasmo vuol dire en teos, vuol dire en Deus, in Dio. E essere in Dio ogni giorno, ok? Un bacione forte, forte. Vi voglio bene, è stato Ciao bellissimo. Leila, grazie. Ciao, Ciao, grazie a saluto te. a tutti. Grazie. Ciao Leila, buonanotte. Ciao. Ciao a Grazie tutti, per grazie. questa Buonanotte. diretta, bellissimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, ciao. 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 Quelli che non sono Ciao. potuti stare qua, che hanno andato via. Buonanotte a tutti, ragazzi. Un Buonanotte, bacione. Leila. Ciao. Ciao.